tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Porta Romana e Antella. La prima frazione si è conclusa con il vantaggio dei ragazzi di Claudio Targetti, realizzato da Ricco Bono al minuto numero 18. L'Antella ha tentato di reagire senza però costruire nitide occasioni da rete, tant'è che l'unica vera occasione è arrivata prima della rete del vantaggio del Porta Romana, con il colpo di testa di Tacconi sul cross di Mazzoni, neutralizzato da Morandi. Poi varie occasioni per il raddoppio del Porta Romana, che ha chiuso decisamente bene il primo tempo. Ripartiti in questo istante, torniamo allora alla lettura delle formazioni. Non ci sono cambi, il Porta Romana si schiera con Morandi, Intrecciaragli, Valcareggi, Gori, Sabatini, Trapassi, Camberi, Bini, Vecchi, Pecchioli, Ricco Bono. Risponde la squadra di Stefano Alari con Gualandi, Manetti, Dolfi, Galli, Vanoi, Lovari, Rontini, Merciai, Tacconi. Attenzione a questa azione però, cross di Mazzoni, attraversa l'area, Rontini controlla e consegna però il pallone a Morandi, che blocca. Subito un'occasione per l'Antella dopo 35 secondi dall'inizio del secondo tempo. Cross di Mazzoni, deviazione di Rontini, che ha preferito calciare di prima intenzione quando, senza dare tanta forza al pallone, quando forse avrebbe potuto anche controllare e tentare la battuta. Subito quindi un inizio scintillante per il secondo tempo, e subito l'Antella mostra di voler rimettere in piedi la partita, voler andare alla ricerca del pareggio per evitare quella che sarebbe la settima sconfitta stagionale. Concludiamo la lettura della formazione della squadra di Alari con Tacconi, dicevamo, Bargelli e Mazzoni. Rimessa laterale battuta da Valcareggi, Ricco Bona restituisce il pallone, poi Galli in pressing mette la palla in fallo laterale. Valcareggi, Bini, è attaccato da Tacconi che gli soffia il pallone, parte in percussione Tacconi, lo chiude Trapassi, palla che arriva a Morandi. Gori, Camberi, di nuovo Gori, intercetta Galli che poi lancia sulla sinistra per Mazzoni, troppo lungo il lancio per il numero 11 ospite. Trapassi, ha ricevuto adesso da Sabatini, avanza Trapassi, Sabatini rischia qualcosa perché ha sbagliato il controllo, adesso Tacconi recupera la sfera, la dà a Mazzoni. Mazzoni studia il posizionamento di Bargelli, cross atteso, Morandi para a terra. Altra incursione pericolosa dell'Antella, qui nata dall'errore commesso da parte della difesa del Porta Romana in fase di impostazione. Non impeccabile Sabatini, si è fatto soffiare il pallone da Tacconi, bravo a innescare l'azione di Mazzoni sulla sinistra, poi bloccato Morandi a terra anticipando il possibile intervento di Bargelli. Intrecciaragli, Ricco Bono di prima intenzione per Pecchioli elegantemente controlla il pallone, avanza, Vecchi prolunga per Ricco Bono, non riesce ad agganciare, allora riparte l'Antella, è cominciata a ritmi alti questa seconda frazione. Rontini da Manetti, Vanoi, ancora Manetti, il lancio è per Tacconi, in anticipo su di lui Sabatini, Gori, sterzata di Gori che manda a vuoto Merciai e poi da a Camberi per Vecchi, controlla tra le linee Vecchi, accanto a lui c'è Ricco Bono, preferisce toccare all'indietro per Camberi, controllo di Camberi, tenta un tiro potente deviato in calcio d'angolo da Gualandi. È il quarto corner per il Porta Romana, qui non si è affidato della presa Gualandi sul tiro da fuori di Camberi, che dopo un rimbalzo era diventato più insidioso. Da sinistra è Ricco Bono a prendere la rincorsa per il cross, vicino a lui c'è Gori che si allontana, cross di Ricco Bono, sfiora Bini, pallone taglia l'area senza deviazione, ha sfiorato Bini che si era liberato
bene per il colpo di testa. Ancora una volta non è impeccabile la difesa dell'Antella sulle palle inattive. La rimessa è di Dolfi. Tacconi, recupera Bini, Gori. C'è Ricco Bono vicino a lui, eccolo servito. Pecchioli, controllo di Pecchioli, poi va al tiro, pale, gol! Tommaso Pecchioli realizza la rete del 2-0, ha mandato la palla a baciare la parte interna del palo e prima di gonfiare la rete, gran giocata da parte di Tommaso Pecchioli, che da quella posizione, se ha la possibilità di calciare, è implacabile e realizza la rete del 2-0 per il Porta Romana. C'era andato vicino nel primo tempo Tommaso Pecchioli con un destro uscito di poco sopra l'incrocio dei pali, adesso ha preso la mira e non ha sbagliato, realizzando la rete del 2-0 per i ragazzi di Claudio Targetti. Adesso la gara si mette decisamente in salita per l'Antella. Manetti prova a servire il pallone verso l'area, colpisce di testa Tacconi. Morandi va ad evitare il corner perché forse l'ultimo tocco era stato da parte di Sabatini. Rinvio di Morandi. Si va configurando una vittoria importante per il Porta Romana, perché con questi tre punti potrebbe approfittare del turno che vede di fronte Fortis Juventus e Aglianese. L'Aglianese conduce a Borgo San Lorenzo all'intervallo. All'intervallo sta perdendo a sorpresa la Sina Lunghese contro la Zenit Audax e quindi potrebbe essere una vittoria che consente ai ragazzi di Targetti di avvicinare ulteriormente la prima posizione, ma ci sono ancora quasi 40 minuti da giocare. L'Antella ha cominciato il secondo tempo con il piede giusto, cercando di andare alla ricerca del pareggio. Fatali i metri concessi in questa occasione a Pecchioli, che con il suo destro è stato implacabile e dai 20, circa 20 metri è andato a battere Gualandi per il 2-0 del Porta Romana. Adesso seguiamo questo calcio di punizione. Matteo Mazzoni con il mancino, ci sono Novari, Rontini e Banoi al limite dell'area. Il cross è allontanato da Gori. Adesso Ricco Bono manda a vuoto un avversario. Ricco Bono, Vecchi si propone, Camberi rinviene su di lui, Banoi, lancio di Vecchi per Camberi, arriva la chiusura di Manetti che tiene il pallone in campo, guadagna la rimessa laterale. Sasha Manetti, classe 98, arrivato la scorsa stagione proprio dal Porta Romana. Ottimo il controllo di Mazzoni, arriva la sovrapposizione di Dolfi. Mazzoni preferisce andare direttamente al cross, capisce tutto Morandi. Da quella posizione è difficile servire cross interessanti, soprattutto se di fronte c'è un portiere come Morandi, che è bravissimo tra i pali ma anche sempre attento nelle uscite. Adesso torna ad impostare con i quattro centrali il Porta Romana in tre ceragli, da Sabatini, lancio di Sabatini per Vecchi, trova il pallone in testa Lovari con un suo stacco imperioso. Adesso Lovari ha dato a Dolfi, controllo di Dolfi. Sabatini non trova il pallone, arriva Merciai che guadagna il fondo e perde l'equilibrio al momento del cross, così Morandi può recuperare la sfera. Sventa un'altra potenziale azione pericolosa dell'Antella. Rimessa con le mani di Morandi per Valcareggi. Trapassi. Prova spesso ad addormentare la partita al Porta Romana. Adesso lo fa a maggior ragione in virtù delle due reti di vantaggio firmate da Ricco Bono e Pecchioli. Trapassi. Si stacca Camberi che riceve il pallone, poi verticalizza per Pecchioli, lascia scorrere, raggiungibile comunque il pallone per Valcareggi. Allora riparte l'Antella, Rontini ha dato a Manetti, c'è forse fallo, non è così, tutto regolare, danni di Tacconi. Adesso Ricco Bono ha provato a servire Vecchi,
Camberi, sbagliato il passaggio, recupera Merciai, Sabatini, Pecchioli, Camberi, avanza Camberi, si porta il pallone sul destro, poi lo scarica in orizzontale a Gori, il servizio è per Vecchi che è in posizione regolare, colpisce di testa, facile però la parata per Gualandi. Mazzoni, provata a chiudere il triangolo con Dolfi, ha capito tutto Gori, adesso Vecchi per Ricco Bono, il controllo di Ricco Bono, arriva su di lui in modo molto deciso Banoi che gli soffia il pallone, poi lancia per Tacconi, in anticipo Sabatini manda il pallone oltre la linea laterale, quindi rimessa in favore dell'Antella. Galli, Dolfi, Merciai, ancora Dolfi, attaccato da Vecchi, si porta il pallone oltre la linea laterale, quindi sarà rimessa per il porta romana. Intrecciagli, colpo di testa di Dolfi, Pecchioli, intrecciagli, subisce il fallo di Tacconi. Calcio di punizione in favore del porta romana. Sono andati i primi 11 minuti del secondo tempo e il porta romana ha fatto in tempo anche a trovare la rete del raddoppio grazie alla splendida realizzazione di Tommaso Pecchioli. Intreccia l'agli per Camberi, controllo di Camberi, chiede palla a Vecchi, lancio però in direzione dell'attaccante di casa, è troppo largo e quindi la palla termina oltre la linea laterale per la rimessa affidata a Manetti. Manetti ha dato a Banoi, pressato da Pecchioli, lancio di Banoi, colpo di testa di Valcareggi che spedisce in fallo laterale. Galli, colpo di testa di Camberi, Gori è attaccato da Rontini, commette fallo il giocatore ospite cresciuto nel settore giovanile della Floria 2000. Calcio di punizione in favore del porta romana che riparte da Morandi. Sabatini, senza fretta, imposta il porta romana, avanza Valcareggi che poi serve Pecchioli, ottimo l'aggancio di Pecchioli, Vecchi, Gori, dribbling di Gori, il lancio di Gori è per Vecchi e si scontra con Lovari, tutto regolare, riparte l'azione del porta romana, rimasto a terra intanto Vecchi, si continua a giocare perché non se ne è accorto Mazzoni. Calcio di punizione arriva al momento giusto perché Vecchi non si sta rialzando e ha preso un colpo alla testa. Comunque Ravara va a sincerarsi delle condizioni dell'attaccante di casa. Non servono i soccorsi da parte della panchina del porta romana e quindi si può riprendere con questo calcio di punizione affidato non più a Lovari che si allontana dal punto di battuta. Ha lasciato l'incarico a Banoi che con il destro proverà a servire la palla verso l'area di rigore, anche se il porta romana sta fuori dall'area. Adesso punizione battuta corta per Merciai, avanza Merciai che scarica per Dolfi, ha provato a chiudere il triangolo Dolfi, il pallone arriva direttamente in tribuna. Dolfi, Sabatini in anticipo su Tacconi, ancora rimessa per l'Antella che prova a reagire alla rete segnata da Pecchioli. Adesso Bargelli, non ha toccato tanti palloni in questa ripresa, Bargelli guadagna il primo corner in favore dell'Antella. Sarà Matteo Merciai a servire il pallone verso il centro. Ci sono i saltatori, ci sono Lovari ovviamente, ma anche Galli all'interno dell'area. Si propone sul corto Tacconi. Preferisce ritardare la battuta a Merciai per far sì che Tacconi riprenda posto all'interno dell'area, allontana però Gori, Manetti,
arriva su di lui Riccobono, che guadagna anche la rimessa laterale. Splendida partita per Gianni Riccobono, che ha avuto il merito di segnare la rete del vantaggio, ma spesso a sprintare sia in pressing sui centrocampisti avversari sia in supporto dei compagni nelle manovre offensive. Adesso intricciarà, gli batte la rimessa per Camberi, che imbecca Pecchioli, domestica un pallone sporco, ma poi a chiuderlo arriva Luvari. Rontini, contrasto di Camberi, tutto regolare secondo Ravara. Allora riparte il porta romana, Gori ha dato a Camberi, verticalizzazione per Vecchi, anticipato da Banoi. Merciai da Mazzoni, arriva la sovrapposizione di Dolfi, che tenta spesso la sovrapposizione anche se finora non è riuscito a trovare spesso il cross. Merciai si scontra con Intrecciolagli, tenta la percussione Merciai, che cambia campo, si scontra con due avversari, tacconi da Bargelli, Bargelli è chiuso da due avversari. Allora arriva Mazzoni, cross di Mazzoni verso il secondo palo, lungo per tacconi, stavolta il cross l'ennesimo cross tentato da Matteo Mazzoni, palla oltre la linea di fondo e rimessa in favore del porta romana. Si muovono intanto molti giocatori sulle delle due panchine, vedremo se mister Alari tenterà qualche sostituzione per andare alla ricerca del pareggio. C'è in particolare Giordani, giocatore più offensivo della panchina ospite. Galli, Dolfi ha dato a Bargelli, si gira Bargelli, cambia campo per Rontini. Rontini ha controllato, ha trovato il pallone ma non è riuscito a controllarlo per saltare Valcareggi, e quindi palla oltre la linea di fondo. Senza fretta Yuri Morandi si incarica di effettuare il rinvio. Porta romana che nel prossimo turno sarà atteso dalla trasferta contro la Lastrigiana, una Lastrigiana che a fine primo tempo sta vincendo per 2-0 contro il Grassina, quindi avversario sicuramente temibile per gli arancioneri di Claudio Sargetti. Trasferta e gara interna contro la Sina Lunghese, altrettanto impegnativa per l'Antella. Cross da parte di Manetti, stacca Sabatini, pallone arriva a Mazzoni, si coordina Mazzoni a terra, blocca Morandi con sicurezza. La prima, la vera occasione del secondo tempo per l'Antella. Questo cross di Manetti ha consentito di andare al tiro a Mazzoni. Trapassi ha dato a Gori, pressing da parte di tacconi su Morandi. Valcareggi, sprinta su di lui Rontini, trapassi ha dato all'indietro per Morandi. Dolfi in anticipo su Vecchi, poi recupera il pallone Gori, un altro dei migliori in campo, parte palla al piede Camberi che serve Pecchioli. Pecchioli lascia scorrere ma poi si accorge che il pallone non è raggiungibile, quindi rimessa in favore dell'Antella. Arriva adesso il primo cambio per mister Alari, anzi doppio cambio, stanno per entrare Grattarola e Niccolò Gualandi, rispettivamente classe 99 e 98, potrebbero uscire due quote. Esce Sasha Manetti, ed esce anche Cristian Rontini, cambia tutta la corsia di destra mister Alari. Gualandi va a posizionarsi come trequartista, forse Alari passa un 4-2-3-1, vedremo se è così, se queste sono le impressioni
dettate da questo cambio sono giuste. Intanto Tacconi ha tenuto il pallone in campo, Gori lo dà all'indietro per Morandi, può anche prendere, raccogliere la sfera con le mani, perché il passaggio di Gori è stato con la testa. Lancio di trapassi per Camberi, che porta avanti il pallone con il petto, attaccato da Gualandi. La finta di Camberi, carica al destro, palla oltre la linea di fondo. Percussione di Camberi, che si è portato al tiro con il destro, senza però trovare né la precisione né la potenza. Quindi facile, e niente, o meglio, nessun problema per Duccio Gualandi. Rinvio di Gualandi, Camberi in anticipo su Bargelli. Pecchioli difende il pallone dall'attacco di Merciai, c'è fallo, calcio di punizione in favore dei ragazzi di Targetti. ...20 minuti sul cronometro in questa ripresa, in porta romana conduce per 2-0 alla rete di Riccobono nel primo tempo, ha fatto seguito il raddoppio di Pecchioli nella ripresa. L'Antella ha reagito poco fa con un mancino di Mazzoni parato a terra da Morandi, adesso Pecchioli alza un campanile, Dolfi stacca di testa, Gori ancora di testa, e poi non rimane lì, lo recupera il capitano di casa, lo addomestica bene, poi lo prova a servire a Riccomono. Troppo lungo il passaggio per il fantasista di casa, e quindi palla oltre la linea di fondo. Banoi, Galli ha dato a Bargelli senza far toccare terra il pallone, Merciai, Mazzoni, ancora Bargelli con il controllo, si crea lo spazio per servire Gualandi a destra, il colpo di testa di Gualandi, becca Grattarola, cross di Grattarola verso il primo palo, va giù Bargelli all'interno dell'area di rigore, il direttore di gara si consulta con uno sguardo con l'assistente Maria Cantore, tutto regolare, e quindi Morandi dà il pallone a Valcareggi, Gori attaccato da Tacconi, va giù Gori, tutto regolare, arriva Camberi che parte in una delle sue tipiche percussioni, palla al piede, lo trattiene Tacconi che guadagna anche il cartellino giallo, la prima ammonizione del match. Punizione battuta da Camberi in orizzontale, ma il direttore di gara non aveva ancora fischiato, stava annotando l'ammonizione all'attaccante dell'Antella. Una rete fin qui in campionato per Tacconi, realizzata nella seconda giornata di campionato contro il Valdarno. Adesso Riccobono, Bini ha dato largo a Intrecciaragli, cross sporcato da Mazzoni, ma rimane in possesso di palla il portiere romano, rischia qualcosa qui perché il passaggio di Camberi per Gori era un po' corto, comunque il capitano è riuscito a mantenere il possesso di palla. Adesso la sfera viene rilanciata da Morandi, Pecchioli, Bini per Riccobono, il controllo di Riccobono, ancora Bini, arriva su di lui Merciai, sprinta Bini che mette in fallo laterale, sarà rimessa in favore dell'Antella. Rimessa di Dolfi, Grattarola, Banoi, a pressarlo c'è Riccobono, arriva anche Pecchioli a dare manforte nel pressing, rilancio di Lovari è per Gualandi, arriva Grattarola a chiuderlo, Camberi, poi Valcareggi per Vecchi, in testa Vecchi in direzione di Gori, alza un campanile per Riccobono, Bini, Gori, c'è fallo ai danni di Tacconi, calcio di punizione in favore dell'Antella. Intanto l'assistente Conti chiama l'attenzione
della panchina, del direttore di gara, ed espelle un componente della panchina ospite. Si tratta probabilmente del dirigente accompagnatore. È arrivata la segnalazione da parte di Cosimo Conti, che deve aver sentito qualche parola di troppo da parte del dirigente accompagnatore dell'Antella. Spedito fuori dal rettangolo di gioco da parte del direttore di gara, quindi calcio di punizione per l'Antella. Sono molti metri dalla porta, quasi 30 dalla porta di Morandi. Difficile pensare ad un tiro in porta, anche se Banoia ha un gran calcio, piazzato due giocatori in barriera. Morandi, rincorsa di Banoi. Intanto il direttore di gara va a redarguire due giocatori, si stavano scontrando Valcareggi e Galli. La rincorsa di Banoi, che tocca corto per Mazzoni, controllo di Mazzoni, calcio in porta. Morandi in due tempi fa suo il pallone, non ha trovato tanta potenza in questo tiro. Attenzione a questo rinvio da parte di Morandi, stava per innescare Pecchioli. Ha trovato tanta potenza, dicevamo, Mazzoni con questo mancino. Cross Dolfi verso il secondo palo, lascia scorrere Morandi, arriva Gualandi a tenerlo in campo, punta Valcareggi. Gualandi scarica all'indietro per Grattarola. Grattarola con il mancino, propone un pallone interessante, viene sporcato da Trapassi e termina in calcio d'angolo. Ci crede adesso l'Antella, che sta forse anche traendo beneficio delle sostituzioni operate da mister Alari, che hanno alzato il baricentro. Adesso la rincorsa parte di Mazzoni, crossa verso il primo palo, allontana Vecchi di testa. Gualandi ha dato per Mazzoni, l'ultimo a toccare è stato Ricco Bono ed è rimessa in favore dell'Antella. Galli, Bargelli controlla il pallone, lo protegge, va giù Bargelli, ma ha commesso fallo lui secondo Ravara, quindi calcio di punizione in favore del porta romana. Intanto si sono spenti i riflettori, anche se le nuvole continuano ad accerchiare il Bozzi e quindi l'illuminazione non è granché. Calcio di punizione affidato a Morandi, che invita i compagni a salire. Rinvio di Morandi, stacca Lovari, Camberi consegna il pallone a Gori. Altra bella giocata da parte di Gori. Valcareggi di nuovo per Gori, attaccato da Grattarola, che mette il pallone in fallo laterale. L'ultimo a toccare però è stato lo stesso Gori e quindi è rimessa in favore dell'Antella, battuta da Galli all'indietro per Banoi. Lovari, lancio di Lovari è per Tacconi, controllo di Tacconi, va con il mancino al tiro, palla decisamente sopra la traversa della porta difesa da Morandi. Era stato bravo a controllare il pallone con il petto, forse aiutandosi anche un po' con il braccio Tacconi. Poi però il mancino è finito decisamente fuori dallo specchio della porta difesa da Yuri Morandi, rimessa dal fondo in favore del porta romana, mentre è pronto il primo cambio nel porta romana. Se non abbiamo visto male, sta togliendo la muta del riscaldamento Alessandrini. Seguiamo però questa azione, il solito Mazzoni che cerca lo spazio per il cross, si riaccendono i riflettori, guadagna il calcio d'angolo e raccoglie l'invito di mister Alari, gli aveva chiesto di prendere qualcosa. Intanto è così, entra Riccardo Alessandrini, esce per far spazio al difensore di casa Duccio Valcareggi. Alessandrini è un difensore centrale, vedremo se andrà lui a posizionarsi esterno a sinistra oppure mister Targetti preferisce passare a una difesa a tre.
sembra pronto anche tra poco un altro cambio. Alessandrini prende posizione all'interno dell'area di rigore su questo calcio d'angolo che Mazzoni serve all'interno dell'area, calcola male qui il Morandi l'uscita, Riccomono allontana di testa, poi il pallone rimane lì, Alessandrini si scontra con un compagno, il cross di Rovari che tocca forse il braccio di Camberi. Camberi comunque aveva le braccia arretrate dietro al corpo. Parte Grattarola in percussione sulla destra, riesce a tenere contatto con il pallone, l'ultimo a toccare però è stato proprio Grattarola, quindi la rimessa dal fondo è in favore del Porta Romana. Alessandrini prende posto come esterno di sinistra e quindi mantiene la difesa a 4, mister Targetti, è un 4-3-1-2 nel quale quell'uno tra i centrocampisti e gli attaccanti è occupato a turno ora da Riccomono, ora da Pecchioli. Eccolo qua Pecchioli che controlla il pallone, prova a lanciare Riccomono. Riccomono va a pressare su Banoi, commette fallo, quindi calcio di punizione in favore del Porta Romana. Batte proprio Banoi, stacca di testa Camberi, palleggio da parte di Bargelli, recupera il pallone Camberi, chiedeva il fallo di mano Bargelli, si continua a giocare perché forse il direttore di gara era coperto. Pecchioli si è portato il pallone oltre la linea laterale, quindi è rimessa in favore dell'Antella. La batte rapidamente Galli che prova a lanciare immediatamente Gualandi. Gualandi si porta avanti il pallone con un palleggio, arriva a chiuderlo Trapassi. Vedremo chi è stato l'ultimo a toccare, è stato Gualandi, secondo Cantore. Quindi è rimessa dal fondo per il Porta Romana, senza fretta. Iuri Morandi fa passare altri secondi sul cronometro quando siamo al 31esimo minuto della ripresa. Porta Romana conduce per 2-0 in questa decima giornata di campionato. Rinvio di Morandi con il petto, Camberi per Riccomono, controllo Riccomono, va da Pecchioli. Pecchioli restituisce il pallone a Riccomono, arriva la chiusura di Banoi che dà a Gualandi, parte palla al piede di Gualandi, subito fallo, calcio di punizione in favore dell'Antella. Ancora Banoi a battere il calcio di punizione, libero sulla sinistra Mazzoni. Mazzoni addomestica bene il pallone, ma sprinta in tre ceragli, che spedisce direttamente in fallo laterale. Batte rapidamente Dolfi per Merciai, arriva su di lui Vecchi. Bini ha dato a Gori, lancio di Gori è per Vecchi. Troppo lungo il lancio da parte di Gori, quindi rimessa per l'Antella. Stacca Sabatini che mette in fallo laterale, rimasto a terra Diego Bini nel contrasto precedente. Arriva il direttore di gara a sincerarsi delle condizioni del centrocampista, classe 99, uno dei tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile della Cattolica Virtus di questa partita. Abbiamo Manetti nell'Antella, ci sono lo stesso Alessandrini che è entrato a partita in corso, Pecchioli oltre a Bini. Cross da parte di Dolfi, pallone arriva sul secondo palo, Gualandi non trova l'aggancio, costretta ad arretrare, alle sue spalle c'è Grattarola, ecco l'ho servito, Grattarola restituisce a Gualandi, uno splendido colpo di tacco, lancia a Grattarola che però si allunga troppo il pallone, si mette le mani nei capelli Grattarola perché era venuta fuori una bella azione sulla corsia destra con il colpo di tacco di Gualandi. Niccolò, intanto è pronto anche il secondo cambio nel Porta Romana, esce Tommaso Pecchioli, applausi per Tommaso Pecchioli che ha trovato il gol e ha giocato anche un'ottima gara. Al suo posto entra Edoardo Rovai. Aveva trovato il
primo gol stagionale nel turno infrasettimanale sul campo della Bucinese, è andato nuovamente a segno Tommaso Pecchioli, che sta trovando la giusta condizione dopo lo stop di inizio stagione. Il palleggio da parte di Bargelli, che ha dato a Gualandi. Su di lui arriva Alessandrini, commette fallo il difensore di casa. Calcio di punizione in favore dell'Antella. Gualandi lascia l'incarico della punizione a Mazzoni, che batte rapidamente per Galli. Controllo di Galli, punta Alessandrini, finte di Galli, non si fa disorientare Alessandrini, e poi Vecchi allontana dalle parti di Banoi. Arriva lo stesso Vecchi in pressing, Merciai, su di lui Rovai, Grattarola, Ricco Mono. Arriva il tackle vincente da parte di Merciai, che con il secondo tackle mette la palla direttamente in fallo laterale. È rimasto a terra intanto lo stesso Ricco Bono, che comunque si rialza. Intanto Alari se la prende con Galli per quel dribbling di troppo tentato lungo la linea laterale, ha riconsegnato il pallone al porta romana. Alessandrini lascia l'incarico della battuta a Trapassi. Colpo di testa di Grattarola, recupera il pallone Bini, Gori riparte da dietro con Trapassi. Lancio di Trapassi è per Ricco Bono, che stacca lottando con Banoi, trova il pallone Banoi. Mazzoni ha lasciato scorrere, ma non può recuperare la sfera, termina in fallo laterale, quindi rimessa in favore del porta romana. 36 minuti sul cronometro, i ragazzi di Claudio Targetti conducono ancora per 2-0. Chiede il pallone sulla testa Vecchi, glielo serve in treccia l'agli. Lovari alza il pallone sopra la tettoia della tribuna del Bozzi, in treccia l'agli, lui a battere nuovamente la rimessa laterale. Merciai, Mazzoni, tacconi su di lui, sprinta Camberi. Palla oltre la linea laterale, ancora in favore dell'Antella. Bargelli ha dato a Galli, cambia campo Galli servendo Gualandi, si sovrappone Grattarola, ecco servito Grattarola, il cross verso il primo palo, non ci sono deviazioni, secondo Cantore, quindi rimessa dal fondo in favore del porta romana. Iuri Murandi effettua il rinvio da parte di Bini, lotta con Merciai, poi arriva Dolfi, sbaglia però la misura del passaggio in direzione di Mazzoni, e quindi rimessa in favore del porta romana. Colpo di testa da parte di Dolfi, favorisce Banoi. Lancio di Banoi, svetta Sabatini, ottimo l'intervento di Sabatini su Bargelli. Arriva Tacconi, intreccia l'agli, è deciso nell'effettuare il rinvio. Lovari cambia campo e serve a destra Grattarola, che addomestica il pallone, poi serve il cross verso Mazzoni, controllo di Mazzoni, si porta la palla oltre la linea di fondo, e altro tentativo che non va a buon fine da parte dell'Antella. Soltanto in due occasioni l'Antella ha concluso le sue gare in queste prime 10 giornate di campionato senza trovare il gol, segnale di una squadra che comunque riesce a produrre solitamente tanto. Non è stato così finora al Gino Bozzi, perché i ragazzi di Alari hanno costruito un'occasione con Tacconi in avvio e pochi
poche situazioni pericolose nella ripresa. Vecchi attaccato da Galli con il fallo, cioè calcio di punizione in favore del Porta Romana. Quando siamo al 39esimo del secondo tempo, rimane a terra Vecchi, serve l'intervento del massaggiatore del Porta Romana per soccorrere il numero 9 di casa. Provato Lantella in avvio di ripresa a premere con il piede sull'acceleratore alla ricerca del pareggio, senza però riuscire a superare Morandi. E poi quel gol splendido realizzato da Tommaso Pecchioli ha indirizzato la gara sui binari giusti per i ragazzi di casa, che adesso possono amministrare il vantaggio nei 5 minuti più recupero. Seguiamo questo calcio di punizione, poi daremo la nostra segnalazione per il migliore in campo. Ricco Bono riceve il pallone sulla destra, pronto per rientrare Vecchi. Lancio di Morandi, è lungo per tutti, allora va a Gianni Riccobono con la maglia numero 11 del Porta Romana, la nostra segnalazione per il migliore in campo, perché ha segnato un gol importantissimo, è stato protagonista di un gran primo tempo, sprintando tanto nell'aiuto ai centrocampisti quanto nel dialogo con Pecchioli, altro giocatore che meriterebbe la menzione, sicuramente tra i migliori in campo, non fosse altro per quella splendida rete realizzata in avvio di ripresa. Comunque adesso Rovai recupera il pallone, serve Ricco Bono, riceve il pallone Ricco Bono con il mancino, la conclusione Ricco Bono, blocca a terra Gualandi, non è riuscito a incrociare a sufficienza la conclusione Ricco Bono, che proprio poco dopo la nostra segnalazione è andato vicino alla doppietta. Si è trovato il piede sul pallone sbagliato, sul piede sbagliato Ricco Bono. Intanto rimane a terra un giocatore del Porta Romana, si tratta di Diego Bini, che probabilmente dovrà chiedere il cambio. Si avvicina a Bini, inquadrato dalla nostra Martina Raffanelli, anche un altro dei migliori in campo, che è Matteo Gori. Davanti alla difesa ha giocato davvero una grande prestazione, aiutando nella costruzione del gioco e recuperando molti palloni preziosi. È un difensore aggiunto, ma è anche elegante nel costruire in cabina di regia. Matteo Gori è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione molto positivo del Porta Romana. Arriva il terzo cambio nell'Antella, esce Dolfi ed entra Tommaso Rossi. Ed esce anche Diego Bini ed entra al suo posto Leonardo Tremolanti. Doppio cambio, quindi uno per parte, lascia il campo come avevamo previsto poco fa, Diego Bini, che ha corso davvero tanto in mezzo al campo, forse meno appariscente di Gori e Camberi, però ha dato il suo apporto soprattutto quando la squadra era in fase di non possesso. Centrocampista davvero prezioso, classe 99. Ricco Bono, finte di Ricco Bono che passa in mezzo a due avversari, poi arriva a chiuderlo Lovari che rilancia. Sabatini si scontra con Tacconi, intrecciavagli, contende il pallone a Tacconi, la sfera termina oltre la linea laterale e quindi la rimessa in favore del Porta Romana. La chiusura da parte di Banoi su Ricco Bono chiude in attacco il Porta Romana. Antella, dopo aver ben figurato per alcuni minuti, adesso sta facendo fatica ad avvicinare la porta di Morandi. Riceve il pallone Rovai, chiuso da Mazzoni. Merciai vince il contrasto Gori, ancora Gori dopo il tacco di Camberi. Alessandrini, lancio è fuori misura per tutti. Merciai con il petto ha provato a servire Mazzoni.
Rovai all'indietro, intreccia l'agli per Vecchi, stacca Vecchi e con la testa riesce a servire Gori, tenta il tiro Gori, la battuta di Gori che beffa Gualandi e si insacca in rete la terza rete. Matteo Gori la firma da fuori area con un destro beffardo che scavalca Gualandi e gonfia la rete. 3-0 per il Porta Romana e tutti i compagni vanno ad abbracciare Matteo Gori, che è stato protagonista, l'avevamo detto poco fa, di una splendida partita, impreziosita adesso da questo tiro che ha beffato il portiere ospite Gualandi per il 3-0 del Porta Romana. E adesso, se qualcuno aveva qualche dubbio, adesso la partita è veramente chiusa. Scoccato il 45esimo, vedremo quanti saranno i minuti di recupero. Se non abbiamo visto male la segnalazione del direttore di gara, saranno 5. Arriva infatti anche il cartello della panchina del Porta Romana. Ancora 5 minuti di recupero. Una partita che però sembra davvero segnata a questo punto. 3 gol sono un margine decisamente rassicurante per i ragazzi di Claudio Targetti. Merciai ha provato a imbeccare Mazzoni senza riuscirci. Rovai, una prerogativa quella comunque che chiede mister Targetti ai suoi attaccanti, di tornare a dare una mano ai centrocampisti. Lo ha fatto per tutta la partita Vecchi, lo hanno fatto anche le due seconde punte, Tommaso Pecchioli e Gianni Riccobono. Lo sta facendo anche Rovai, nonostante il punteggio sia di 3-0. Adesso Camberi dà l'indietro per Treccialagli, avanza Camberi che con una finta salta Mazzoni. Galli dialoga con Merciai, poi Bargelli, Merciai, ne è entrato Rossi, Mazzoni restituisce il pallone a Rossi, cosa interessante di Rossi, para a terra Mazzoni e Morandi che fa su il pallone. Intanto risultati dagli altri campi ci parlano di una Fortis che è riuscita a ribaltare il risultato sul campo in casa contro l'Aglianese, quindi si lancia all'inseguimento della Senalunghese, anzi o meglio la scavalca, perché la Senalunghese sta ancora perdendo per 2-1 sul campo in casa contro la Zenit Audax. Con questi 3 punti il Porta Romana si porta a 22, quota 22 in classifica, solo 2 lunghezze dal Fortis momentaneamente prima in classifica. Ripetiamo, sono risultati parziali, ma sono risultati che proiettano il Porta Romana nella lotta al primo posto. Adesso Mazzoni ha dato a Bargelli, cross di Rossi, interessante il cross di Rossi, è bravo Trapassi ad allontanare perché Taccone era in agguato. Adesso Gualandi, 2 giocatori su di lui, poi Merciai recupera la sfera, la tiene in campo e punta Alessandrini. Passaggio per Gualandi che non riesce a raggiungere il pallone, quindi rimessa dal fondo in favore del Porta Romana. Sono pronti altri 2 cambi nel Porta Romana. Intanto sono Filippo Semplici e Michele Fossati a fare il loro ingresso in campo. Classe 94, Michele Fossati è stato uno dei punti fermi nella passata stagione, sta recuperando dallo stop d'inizio stagione. In cabina di regia insieme a Gori sicuramente rappresenta un'alternativa importante. Ricordiamo, Fossati è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ed eccolo qua, applauditissimo, il giocatore che abbiamo indicato come migliore in campo, Gianni Riccobono. È stato lui a segnare il gol del vantaggio, un gol importante perché fino a quel minuto, fino al 18esimo, non aveva affatto demeritato l'Antella e il Porta Romana non era riuscito a rendersi particolarmente pericoloso. Bargelli, Banoi,
Lancia per Mazzoni, arriva a chiudere Roberto Intreccialagli, mette in fallo laterale, altra garanzia di questo avvio di stagione. Roberto Intreccialagli, dopo aver saltato la prima partita, è diventato un punto fermo per Targetti come esterno destro. Adesso Mazzoni. Rimessa laterale in favore dell'Antella, la batte Rossi. Bargelli, a due avversari. Bargelli recupera palla semplici, lascia sfilare Rovai. Banoi, palla oltre la linea laterale. Adesso l'Antella attende solo il triplice fischio, altrettanto si può dire del Porta Romana. Mancano davvero pochi secondi al triplice fischio. Guarda l'orologio il direttore di gara Giacomo Ravara della sezione Valdarno. E arrivano adesso i tre fischi. Il Porta Romana sale a quota 22 punti in attesa dei risultati dei finali dagli altri campi. Si fa sempre più vicino alla prima posizione. Una splendida prova per i ragazzi di Claudio Targetti che hanno chiuso la contesa nel secondo tempo. L'Antella ha creato un'occasione in avvio, poi ha provato a rimettersi in partita in avvio di ripresa, ma il 2-0 di Ripecchioli è stato un colpo del KO per i ragazzi di Stefano Lari. Da Cosimo Di Bari al microfono, da Martina Raffanelli alle riprese, un ringraziamento per averci seguito e come sempre per seguire il Calcio Dilettanti, l'appuntamento è su TV Prato.